lo sfondante, perché sono senza scampi, gli scalzi. Ecco, per la parola è lo stesso, lo scrittore è lo stesso, può fare in modo che quella parola vada in giro anche in bocca a chi non ha il diritto di parola, cioè far andare in giro la parola degli altri, la parola di quelli che non, è, di quelli che non sono ascoltati, la parola di quelli che sono semplicemente ammutoliti. Il mio ambito, l'ambito dello scrittore è quello della parola, e dunque bisogna, uno scrittore può fare in modo che questa parola sia più diffusa, insomma, sia più libera e che ognuno possa avere il diritto di esprimerla. Questo è l'ambito in più di uno scrittore. Grazie. Parola di Susa, però la, quella parola si espressa a maggioranza. La maggioranza di quelle persone, di quella vallata, si sono battute contro questa opera nociva e superflua, perché appunto non fa risparmiare tempo, non è un treno ad alta velocità, si risparmiano pochi minuti, tre quarti d'ora sulla linea Torino-Lione, e poi comunque quelle montagne che scava sono piene di tossico, di amianto, che viene polverizzato e dunque avvelenato. È un avvelenatore. Quelle persone sono state maggioranza in questo caso, però in genere si tratta di minoranze quelle che spostano davvero e muovono la società e la fanno progredire. Grazie. Buongiorno, sono Lissa, vorrei chiederle perché per lei, come ha affermato in un'intervista, raccontare non è condividere, e si è ancora di quest'idea. Scusa, non ho sentito bene, raccontare non è condividere? Sì, è ancora di quest'idea. In quale intervista? Nell'intervista di Don Chisciotte degli Invincibili. Ma raccontare è tenere compagnia. Riuscire a tenere compagnia a una persona che sta ascoltando, a una persona che sta leggendo. Non so se l'effetto di condividere è un effetto che dipende dal lettore, da chi sta ascoltando, se condivide o meno le sensazioni, le emozioni, il racconto che sta ascoltando. Io come lettore sono uno che, se non riesce a condividere, cioè a prendere parte a quello che sta dicendo e sta raccontando lo scrittore, mi stanco presto di quella lettura. Ho bisogno di essere coinvolto, non necessariamente devo condividere quello che sto dicendo proprio fisicamente, però devo essere coinvolto e affascinato dalla scrittura. Va bene, grazie. Buongiorno, sono Angela. Le volevo chiedere, nel romanzo Monti di Dio, che relazione c'è tra il volo, che sembra un'aspirazione costante dei personaggi, e lo sguardo del protagonista? Ma il protagonista, cioè un io narrante, sta raccontando la sua evoluzione, quello che gli sta capitando in quell'età in cui comincia, ha smesso di studiare, comincia a lavorare. Si sta appassionando di questo strumento, boomerang che gli è stato regalato. E intorno a una città che è la sua, ma che conosce poco, e poi c'è un sentimento di amore che gli sta spuntando misteriosamente all'improvviso, è il primo